angoscia, perché erano anni di fortissime tensioni. Non si sapeva la mattina alzandosi che cosa era successo nel corso della notte, no? C'erano continuamente morti, stragi, poi arrivò anche il terrorismo a aggiungersi il suo carico da 90 e si viveva in uno stato di tensione quotidiano, forte, dopo la strage, dopo la strage di Stato e dopo ovviamente la storia di Pinelli. Io Pinelli non l'ho conosciuto, però ho conosciuto a posteriori Pinelli attraverso i racconti di un suo amico che era Beppe Gozzini, di cui sono stato molto amico. Beppe era del collettivo dell'Alfa, lavorava per l'Alfa e è stato il primo obiettore di coscienza cattolico in Italia, però dopo aver fatto l'obiettore di coscienza e essere stato in carcere è stato anche un militante dei Quaderni Rossi e quindi l'ho conosciuto attraverso questa pluralità di situazioni. E Beppe era molto amico di Pinelli e ovviamente dopo la morte di Pinelli gli chiedemmo, gli amici, di raccontarcelo e in qualche modo questa cosa ci accostò molto alla figura di Pino. E, tra l'altro, Pino abitava dalle parti di Via Paravia, dove c'era il palazzo, quella specie di grattacielo dei poeti, no? Si chiamava, dove abitava Sereni, abitava Raboni, abitava Cattafi, è una cooperativa, no? Di cui molti erano nel giro dei Quaderni Piacentini, scrivevano sui Quaderni Piacentini. E ho partecipato ai funerali di Pinelli proprio partendo da Via Paravia. Ci radunammo lì alcuni dei collaboratori di Quaderni Piacentini, andammo lì a vedere da dove partiva il corteo, lo seguimmo e per uno strano caso, insomma, riuscì a individuare un ingresso del monumentale non controllato, perché la polizia fece passare pochissime persone, no? Solo il gruppo, come dire, intimo, i più vicini, e riuscì a far entrare e a far arrivare fino alla dove Pinelli sarebbe stato sepolto il giro dei Piacentini, diciamo, che era poi un giro non a caso, credo, molto onorevole, perché c'erano i grandi poeti milanesi di allora, c'erano tutti, c'era Sereni, c'era Giudici, c'era Maiorino, c'era Raboni e c'era Fortini, no? Che erano, no? E tutti coinvolti, che si sono sentiti molto coinvolti in questa vicenda, molto partecipi di questa vicenda. Diciamo che c'era una società civile, non solo una società di sinistra, una cultura di sinistra, ma anche una società civile molto attenta. Se vi ricordate, subito dopo la strage ci fu un collettivo di giornalisti di cronaca, Nozzoli e Invernizzi e Piero Scaramucci, che allora lavorava alla radio locale, alla radio regionale milanese, mi pare molto prima che fondasse poi Radio Popolare ovviamente. C'era un'area, un gruppo che restò immediatamente coinvolto, immediatamente convinto che la morte di Pinelli non fosse stata casuale, che era una morte voluta, una morte con dei colpevoli, con dei responsabili, immediatamente, insomma. E si sentiva una situazione di scontro in atto. Fino ad allora i movimenti erano stati in qualche modo sopportati, tollerati. Da un certo punto in avanti, secondo me anche per un gioco di influenze e di richieste internazionali, in qualche modo, perché l'Italia era ancora un paese che contava molto nello scacchiere mondiale, al centro del Mediterraneo, in mezzo a tensioni di vario tipo. Se vi ricordate, a Roma in quel periodo e anche nel periodo precedente ci furono continuamente morti, cose, perché c'erano i servizi segreti israeliani, c'era la CIA, c'erano i russi, c'erano i cecoslovacchi, c'erano i palestinesi, c'erano gli israeliani, insomma era un mondo in cui ancora la tensione era molto forte, lo scontro era molto forte. La differenza da oggi, credo che
Nello scontro c'è anche una vitalità, c'è anche un movimento, c'è anche una speranza di vincere. Ci si scontra non solo perché si è ridotti a non avere altra scelta, ma anche perché si spera che si possa ottenere qualche cosa, che si possa cambiare il mondo. E noi allora eravamo molto convinti di questo. Diciamo che gli anni 60 sono tutti anni un po' in salita da questo punto di vista, nel senso che ci sono dei movimenti che crescono e che riescono a imporsi e a creare una situazione per l'Italia molto, per l'appunto, di scontro frontale. Però di fronte c'era non solo appunto i servizi segreti, la polizia, lo Stato, ma c'era anche quella che allora si chiamava maggioranza silenziosa, si autodefiniva maggioranza silenziosa. Forse la differenza con oggi è che allora c'era una maggioranza silenziosa e delle forti minoranze che invece silenziose non erano, e oggi la maggioranza silenziosa ha dilagato, insomma le minoranze non sono mai state così minoritarie come oggi, non ci siamo mai così contati come ci si conta oggi. Insomma, la differenza è anche questa, e questo crea anche un nuovo tipo di angoscia. Io sono angosciato dai risultati delle prossime elezioni, perché so che saranno un disastro e saranno una nuova rivelazione dello stato del paese e della sconfitta storica delle speranze del Novecento, perlomeno quelle successive alla seconda guerra mondiale. Dicevo dei funerali di Pinelli, e i funerali mi ricordo ovviamente i giovani anarchici col pugno chiuso che cantarono Addio Lugano Bella, ma mi ricordo anche padre Camillo De Piazza, ancora non ero suo amico, lo sono diventato dopo, che era un corsia dei Servi. La corsia dei Servi è stata anche quella un grosso centro della vitalità culturale e della sinistra milanese, una sinistra cattolica, ma non solo, perché era a due passi dalla Casa della Cultura, e molto spesso i dibattiti alla corsia dei Servi erano molto più liberi e più di sinistra di quelli che ci fossero alla Casa della Cultura, perché la Casa della Cultura l'egida, l'egemonia era chiaramente un'egemonia del Partito Comunista, anche nel periodo Rossanna, no? Dove certo c'erano delle aperture, però c'era sempre questo condizionamento, alla corsia un po' se ne fregavano, e quindi si parlava per esempio dell'Est. Siamo al 68-69, non so, in questi giorni si parla anche molto, è uscito anche un libro di recente di alcuni amici, su come si è reagito nella sinistra e nei movimenti all'invasione di Praga, no? Io si fece una manifestazione a Milano, mi ricordo, in via Porta Venezia, come si chiama la strada che va verso San Babila? Corso Venezia. Ecco, in Corso Venezia raggiunsi il corteo in Corso Venezia, il corteo contro l'invasione di Praga, eravamo 150 persone, a dire tante. Ecco, quando ogni corteo che si faceva in quei giorni a Milano voleva dire 1000 persone, 2000 persone, alle volte anche di più. Cioè c'erano anche questo tipo di contraddizioni che attraversavano i movimenti, però ripeto, c'era una società civile, c'era per esempio un personaggio come Camilla Cederna che tutti consideravano, come la considerava quel Puntini di Indro Montanelli, una signora snob, una specie di Franca Valeri, personaggio di Franca Valeri da salotto, che si rivelò essere una donna di un coraggio veramente notevole e fece alcune delle cose più, insomma, sul piano della denuncia della realtà e anche sul piano dell'inchiesta sulla morte di Pinelli, fece delle cose molto coraggiose, delle cose straordinarie, e ricevette anche molte minacce. Allora, io l'ho conosciuta dopo, però l'ho conosciuta anche lì, sempre per questi strani giri nel 72, perché andava a chiedere soldi e consigli su dove trovarli per la mensa bambini proletari di Napoli, perché allora mi ero trasferito giù, e ritrovavi comunque a Milano quest'area, no? Quest'area di laica o genericamente cattolica o genericamente illuminista, ma ancora una borghesia di una forte tradizione e di un forte impegno civile e
Per cui Pinelli si è trovato, insomma, intorno a Pinelli si è creata subito non solo un'area di movimento, no? O i compagni di Pinelli, ma proprio un'attenzione generale, generalizzata, che ha influito poi sul modo in cui tutto il paese ha recepito questa vicenda. Perché, ripeto, il comitato dei giornalisti della controinformazione e la Cederna e tante altre cose, insomma, crearono questa area di attenzione molto forte. Erano, ripeto, periodi molto angosciosi, perché dopo, diciamo, lo scatenamento del periodo nero della storia italiana parte dalla strage di Stato, no? Perché prima c'è il 68, che bene o male, no? C'è qualche morto, ma non è ancora una situazione di tensione così forte. C'è il 69, che è una grande esplosione, e proprio contro questa grande esplosione arriva la strage, arrivano le stragi, perché poi c'è stato Brescia, poi c'è stato l'Italico, ci sono stati un sacco di... Insomma, c'è stata una forma di guerra civile, non dichiarata, ma di fatto, in cui i poteri occulti erano estremamente presenti. E la figura di Pinelli dentro questa storia diventò per noi una figura, come dire, esemplare, per molti motivi. Intanto perché non era un giovane studente, era un proletario. Poi perché era anarchico, non era la tradizione del PC, no? Con tutti i morti di Reggio Emilia, non so, tradizione, per carità, anche quella estremamente degna, no? Però dentro una storia politica, dentro una storia forte di partiti, qui era una storia di comunque gli anarchici erano marginali, non erano centrali nella storia di quegli anni, e erano anche alla confluenza di più cose che nel 68 c'erano, piano piano sono scomparse o si sono nettamente rivendicate. Diciamo che dopo l'estate del 68 sono nati i gruppi, un po' per la difficoltà di crescere che il 68 aveva. Basta ricordare il fatto che i militanti del 68 erano dei ventenni, no? E i ventenni si trovarono, come dire, sottoposti a delle richieste dalla società italiana, dall'intera società italiana, agli strati popolari della società, enormi, perché scoppiava tutto. Nascono lì tutti i movimenti successivi, nasce lì perfino Reggio Calabria, nasce lì perfino il femminismo, nascono lì. È un'apertura di spazi, un'apertura di tensioni in cui questa generazione di ragazzini si trova a essere chiamata in causa. Gli si chiedono i consigli a loro, i vecchi militanti vanno dai giovani studenti a chiedergli cosa fare, ma letteralmente ho visto queste cose a Torino, insomma, fare. Ecco, e questa generazione non ce l'ha fatta e come dire, si è affidata di nuovo alla vecchia tradizione politica, cioè alla tradizione della sinistra, alla tradizione del Partito Comunista. Sostanzialmente sono nati i gruppi, sono nati i partiti, i partitini del movimento sono nati tutti dopo il convegno di Venezia dell'agosto del 68, quello in cui Pasolini venne svillaneggiato e gli impedirono di andare a giustificarsi per la brutta poesia che aveva scritto contro gli studenti. Però che fu il segnale di una crisi, il movimento non ce la faceva e ritornò ai vecchi modelli e si affidò a chi? A quelli che non erano ventenni ma trentenni, che erano stati membri della FIGC, della FIGS, il Movimento Sociale dell'Azione Cattolica, sostanzialmente di questi tre gruppi, e si ritorna verso una, come dire, una storia tradizionale dei movimenti politici, si rientra dentro questa storia. Ovviamente anche questo molto angosciante, perché vuol dire anche liti intestine molto forti tra gruppi, eccetera eccetera, e non solo con la destra, non solo con i fascisti, non solo con la polizia, ma anche tra di noi. E ripeto, è un periodo costellato di morti e di stragi, ecco. Di morti e di stragi che partono tutte da Piazza Fontana e dalla morte di Pinelli. Insomma, è un seguito che
questo la figura di Pinelli ha finito per giustamente giganteggiare rispetto a questa storia, perché il punto di partenza è anche un punto di rivelazione, perché tantissimi di noi non credevano che si sarebbe arrivati a quel punto, non credevano che si sarebbe arrivati alle strade o a buttare dalla finestra un ferroviere anarchico puro come un angelo, insomma, perché tutte le testimonianze poi, no, portano a quello, al fatto che fosse al di sopra di ogni sospetto. Ripeto, oggi, allora ci fu una divisione all'interno del movimento abbastanza netta anche a Milano, era molto difficile muoversi perché, diciamo, c'era un'ala, restava un'ala libertaria, penso a Mauro Rostagno e, come si chiama, Valcarelli, no? Renudo, Mondo Bit, c'era stato Nuova Barbogna, qualcuno se ne ricorda, insomma, l'accampamento di giovani hippie o bit o anarcoidi o quello che fosse, insomma, che fu smantellato dalla polizia, una specie di campo rom di oggi, no? C'era questa parte, quest'anima che però fu, come dire, dall'altra parte c'era quest'anima invece che era quella dei gruppi, e l'anima dei gruppi aveva a Milano, come dire, il punto più forte e anche a mio parere più negativo nella statale, perché alla statale, come dire, lo stalinismo diventava feticcio, diventava bandiera, programma, gli slogan della statale la gente non se li ricorda, ma i Katanga cantavano delle cose orrende, arriva Stalin, terrore dei fascisti e terrore dei falsi comunisti, oppure Stalin, Beria, GPU, ecco, cioè c'era, e quindi era la parte più borghese, diciamo, la parte più proletaria stava la cattolica, di studenti del 68, quindi c'era di nuovo questa divisione, in questa divisione è l'unico emblema, come dire, per tutti, che fu accettato da tutti, fu proprio Pinelli. Ecco, su Pinelli non si discute, su Pinelli ci fu un'unanimità formidabile, insomma, molto, 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 molto importante. Cos'altro dire? Ma niente, l'epoca, l'angoscia che viene oggi è proprio questa del confronto col presente, perché certamente un presente pacifico, senza strage, se non di lavoro, se non contro gli immigrati, ecco. Ma è un periodo delicatissimo in cui può veramente succedere di tutto, anche sul piano istituzionale, e la cosa terribile è che questo avviene non con due parti che si fronteggiano, ma con una parte dominante e una infima parte minoritaria che cerca di resistere come può e lo fa piuttosto male. Credo che, e qui finisco, insomma, l'importanza di Pinelli sta anche nel fatto di, cioè, Pinelli era un proletario, era un anarchico e era uno che non accettava lo stato delle cose presenti, insomma il punto di partenza è sempre quello di non accettare, di dire no, questa cosa non va bene, non ci sto, quindi o disobbedienza civile o organizzazione o movimento o lotta, comunque reagire a una situazione che non ci piace, a una situazione che ci sembra che porti all'ingiustizia, è sempre un po' una sfida, no? E non lo so, padre Camillo de Piazza citava, diceva che era una delle cose del Vangelo meno commentate nelle messe della domenica, è quando Gesù si ritira nel deserto prima di scendere nella lotta, nell'azione, e arriva il diavolo e gli mostra tutte le ricchezze del mondo e gli dice: tutto questo sarà tuo se passi dalla mia parte. E Gesù dice: non ci sto, non accetto. Però cosa vuol dire? Primo, che il mondo appartiene al diavolo, non è del bene, ma il mondo è di per sé qualcosa di maligno e di nefasto. E secondo, che il punto di partenza è questo dire no individuale, che poi diventa, no, diceva Camus, no, la frase, com'era? Mi rivolto dunque, ecco,
il no è molto importante, il punto di partenza è un punto di partenza individuale in nome di una collettività, in nome di una parte e allargando anche in nome dell'umanità, in nome di tutti. E è questo che è la molla che secondo me oggi va un pochino rimessa in moto, insomma bisogna riproporre come modello ai giovani di oggi questa possibilità, questa capacità di dire di no, di dire benissimo, è così ma io non ci sto, benissimo, sappiamo che prima o poi qualcuno pigerà il bottone di Trump o di Kim e scatenerà una guerra atomica, ma fino all'ultimo è nostro dovere cercare di bloccare quella mano, di bloccare quel dito, cioè di dire di no, reimparare a dire di no e a dirlo pubblicamente sopportandone tutte le conseguenze, insomma, e cercando altri come noi e con noi che possano dire di no, come mi pare abbia fatto Pinelli nel corso di tutta la sua esistenza.